Però è bello, stufate, bello, bello, bello. Bellissimo, bellissimo. Un Giappone che batti il rimonda alla Germania, cose veramente di altri tempi. Bellissimo, a me sti cose mi sono sempre piaciute, sono belle realtà. Si vede che il calcio, il mondo, il calcio è cambiato. Il calcio è cambiato. Cose del genere 20 anni fa ce le sognavamo. Invece, secondo tempo, l'Arabia Saudita che batte l'Argentina, il Giappone che batte la Germania in rimonta, il Marocco che pareggia con la Croazia. Io ve l'ho detto, questo sarà un mondiale come Euro 2004, quando la Grecia vinse l'Europeo. Me lo sento. Tutti dicevano la Germania ha fallito pure la Germania la prima partita. L'Argentina ieri è un caso che ha perso pure l'Argentina. La Danimarca ieri la Tunisia ha pareggiato. O Marocco, la Croazia ha pareggiato. Stanno fallendo tutto qua. Tutte le favorite falliscono. Tutte le favorite stanno fallendo. Tutte. Tu non ce ne hai tutte. Allora, dico io, è bello così. Onestamente, ne sta valendo la pena che il campionato sia stato fermo, perché se vediamo queste partite belle già dai gironi, insomma, dove ci sono già squadre che potrebbero essere eliminate, perché adesso la Germania poi deve incontrare la Spagna. Secondo me tutte stanno dicendo, secondo me è l'anno dell'Inghilterra, secondo me è l'anno dell'Inghilterra, perché sono convinto di questa cosa. Anche le altre faranno la loro parte, ma l'Inghilterra secondo me potrà dire la sua. Potrebbe essere veramente l'anno giù. Poi perché ha perso l'Europa in casa, la Davos, poi perché non vince nel 66, poi perché è morta la regina Elisabetta. L'Inghilterra secondo me può essere una veramente una sorpresa, anche se e sarebbe una sorpresa l'Inghilterra, sarebbe una sorpresa. L'Italia che non partecipa a un mondiale ha eliminato 2 volte consecutive. Vedi quante cose. L'Argentina perde con l'Arabia Saudita. Questa perde con il Giappone. La Croazia non vince con Marocco. La Francia, che comunque ha vinto quando è 4-1 con l'Australia. Però il primo tempo è passato in vantaggio. L'Australia ha preso il palo sul 2-2. Ci sono tante cose che mi fanno pensare che sia l'anno di queste squadre. Purtroppo il calcio è cambiato, lo vediamo anche da questi risultati. Il calcio è cambiato, ormai giocato. Io cambio Nakatomo dopo il Giappone. Kakatomo, appena è uscito Nakatomo, il Giappone ha vinto. E qui lei è il suo problema. Kakatomo. Quindi, il calcio è cambiato, si sono globalizzate le nazionali. I giocatori, il Marocco praticamente gioca con Hakimi, Ziyech e compagnia. Giocatori che giocano nel Paris Saint-Germain, nel Chelsea, insomma. Non è più, non sono più i mondiali, Materasso, quando incontravi tipo l'Equador, il Qatar, che tutti danno, va bene, la prima partita l'ha persa con l'Equador, però vedremo ancora, perché potrebbe anche riprendersi. L'Equador che potrebbe essere una sorpresa. È bello, è bello. A me piace quando emergono le nuove squadre. Io per esempio il campionato italiano, va bene, lo farei vincere al Napoli, poi perché non lo vince da tanti anni, e sarebbe anche ora, sarebbe bello anche. Però da interista, insomma, vorrei arrivare alla seconda stella. Io l'anno scorso volevo vincere la seconda stella, perché quest'anno io avrei tifato, e anche se l'avesse vinto il Milan, sarebbe arrivato a 19, più di due di fila, il Milan non li vince. Ho detto, ecco perché io l'anno scorso ancora mi è rimasto qua. Quest'anno io avrei tifato Napoli spudoratamente, solo Napoli, lì non me ne sarebbe fregato un cazzo, bastava vincere la seconda stella. Quello perché io no, ecco perché sto nero a morte, capito? Sono incavolato nero, perché lo so, perché è un'occasione come quella l'anno scorso, da capo di chiunque, capo dell'anno che parte malamente, stiamo 12 punti a rete, va a recuperare i punti, è così, capito? Per quello io dico che è una cosa. Che io ho detto, purtroppo il treno è stato perso e quest'anno dove l'anno scorso Irlanda che aveva fatto 1 e 2, basta, finito l'effetto Conte, poi ritornavi a fare quest'anno, poi avremmo potuto fare pure un campionato da quarto posto, non freghi niente, ma mo che tu vieni a rimettere l'inerzia dalla tua parte è complicato, non è facile, l'effetto è finito, mo questo è l'Inter di Inzaghi che fece 3 partite, 4-3, 5-3, poi perdi in casa, Sampdoria, poi pare. Cioè, quest'anno sarà quel finora ci sarà Inzaghi, sarà così. Mova ormitna da voto.
Vai a ripristinare la mentalità quando stava con, i giocatori quando stava con. Per esempio, Lukaku, quando stava con, proprio quell'anno là, qui sta infortunio, io con Belgio infortunato. Cioè, è cagnetto, pensavo che durasse almeno un altro anno l'Inter. Almeno 2 anni di fila doveva fare. 2 anni di fila, scudetto l'anno scorso, Coppa Italia e sarebbe stato scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Basta, quest'anno poi perdevo scudetto, non me ne frega niente. A differenza degli Juventini, io sono uno che comunque dice, no, loro hanno vinto 8 anni di fila, 9 anni di fila, 9 anni di fila, ma per 7 anni che non vinci, qual è il problema? Loro sono abituati bene, capisci? No, 9 anni, sono 9 anni, devo tornare a vincere, no, ma per 6 anni ne vinci niente. Quest'anno scorso è ancora il primo anno che ne hai vinto niente. Quest'anno, lo stesso. Devi essere eliminato dall'Europa League. E torna a fare come faceva l'Inter, là, che pensa qualificato per la Champions. Cioè che ti sei qualificato per la Coppa dei Campioni. Quest'anno può darsi che ti riqualifichi da capo. A vista bacia Inter. Invece no, stanno sempre a lamentarsi. Quando vince sempre tutta la Juventus, siccome vogliono arrivare a 40 scudetti. No, non è così, è perdita. Quest'anno ne vince niente, l'anno prossimo non vince niente, non vince niente, 5, 6, 7 anni, io ti ho detto 5, 6, 7 anni passeranno, stia grosso con terzo anno, che buh, e tutti i palo 9 anni a vince, niente anno a me, 2 anni a me, ho fatto 3 trofei in 2 anni, scampionato, Coppa Italia e Supercoppa, ma ora vince una dopo lo scudetto, mi capito? Cambiata l'inerzia del campionato, l'anno scorso era fondamentale di vincere lo scudetto, abbiamo regalato al Milan. Purtroppo la colpa è nostra. E così è. Comunque, tornando ai mondiali, stiamo assistendo veramente a bellissime partite imprevedibili di squadre. Il Giappone, a quando lo davano, oh mannaggia, lì, non ha fatto una scommessa. Non ha fatto una scommessa, manco. Avessi giocato l'Arabia Saudita e il Giappone, era miliardarie. Oh, ma chi uca Costa Rica, ma chi uca. Mannaggia, miseria, tutte partite assurde. Con quella inferiore che batte. È una cosa incredibile. È una cosa incredibile, veramente. Quindi, dico, bello, sono sempre dell'idea, convinto che questo mondiale lo vincerà una squadra di Inghilterra, questo che confermato, questo che dice la di un Brasile, ma vediamo un Brasile che fush, un Brasile, vediamo. Per me non vince né l'Argentina né il Brasile né la Germania. La Germania ha vinto nel 2014, il Brasile ha vinto quando nel 2002 sono vinta. L'Argentina 86, all'Inghilterra 66, faccio vince all'Inghilterra, scusate. Niente, vi dico, continuiamo a guardare queste partite. Finalmente ci riconciliano col calcio, non abbiamo favoritismi, come dici, non c'è neanche la nazionale italiana, quindi siamo neutrali, ognuno tifa per i cavoli propri. Io sono contento se l'Argentina esce perché, ma non perché Messi, io gli voglio tirare i piedi, perché nella sua carriera ha già vinto, diceva, ma gli manca il mondiale, no, compà, me lo spiego, come Ibrahimovic, ha vinto tutto il coso, la Pracia, la Champions, ha vinto. Milito, che quelle tolle, hanno vinto tutte cose, ma la Coppa dei Campioni non hanno vinto mai, e qualche cosa non le vince. Cristiano Ronaldo, tu Portogallo, io Portogallo, non vince niente, ma che questa. Il Portogallo ha vinto l'Europeo in maniera assurda, in casa della Francia, avete visto? Nel 2014, è la stessa cosa. Quindi, no, Portogallo ha già vinto, che vitruaro, non ha vinto l'Europeo, 7 pallone d'oro, 4 coppe, che vitruaro, terzo. Io all'Inter lo prenderei, anche a 40 anni, quello pure 20 minuti, metti in ombra, metti. Comunque, sempre forza Inter, ci vediamo più tardi per Spagna, adesso vado a registrare che c'ho l'editing, 3 ore, il CD sta per uscire ragazzi, poi se lo vorrete mi contatterete in privato e ve lo manderò, naturalmente non metterò il bollino SIAE perché sennò là per i diritti, sai come poi le cover, dovresti chiedere il permesso poi al proprietario, insomma è un po' è un casino. Siamo ancora a tre brani, adesso vado a fare altre 3-4 brani, adesso ne parlo a fine dicembre se tutto va bene. Un abbraccio da me, continuate a iscrivervi al canale, se vi è piaciuto il video lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!